Bentornati alla mia stanza e oggi sono passata alla posta perché è arrivato il mio pacco di Bodyline, siccome è arrivato ieri, solo che non c'ero a casa e quindi sono dovuta andare alla posta e quindi adesso me l'hanno diviso in due, quindi questo, vediamo questo. Effettivamente ho avuto qualche problema con Bodyline perché praticamente ho fatto l'ordine a San Valentino, quindi tempo fa. E, il problema è che non mi hanno mandato la mail di conferma, quindi io non avevo il tracking. Oltretutto ho mandato delle mail al sito, mi hanno risposto sempre con l'indirizzo, con il link del track, e quindi comunque io non avendolo mi segnava sempre il vecchio ordine, quindi non aveva senso, quindi io praticamente non sapevo niente di quest'ordine, sapevo solo che avevano tolto i soldi dalla carta e quindi sapevo che diciamo l'avevano registrato e mandato, almeno speravo. Quindi questa volta hanno fatto proprio, sinceramente stanno peggiorando parecchio. Magari riuscite ad aprire la busta, comunque un paio di forbici, vediamo se ci riesco. Allora, qua ci sono due oggetti. Uno dovrebbe essere una camicia e con questa sono andata parecchio a tentativi perché non ho mai ordinato camicie e quindi non ero sicura se la taglia fosse giusta, quindi ho detto proviamo la M e poi vediamo, magari ne ordinerò altre in seguito, perché oltretutto dovevo prendere anche una Petty dal sito, solo che ho fatto l'ordine e mi sono completamente dimenticata della Petty, quindi magari più avanti ne farò un altro ordine, magari con qualche altra camicia. Ok. La camicia in questione è nera, a maniche corte, è caduto il coso, così. Ha il pizzo qua, i bottoncini in mezza sfera e poi ha anche questo da attaccare, praticamente il collarino, diciamo. E l'ho preso sul blu perché ho preso un vestito blu questa volta, che poi sicuramente nell'altro pacco vi farò vedere. Quindi questo è da attaccare. Non sembra male, sinceramente pensavo peggio dall'immagine, però è carino. Devo solo sperare che mi stia. Quindi a maniche corte, quindi estiva. È molto semplice, non è male. Anche il pizzo non sembra troppo economico. Ecco, non mi veniva la parola. Ok. Dietro è semplice, non ha né shearring né niente, quindi speriamo che mi stia, anche se in effetti sembra un po' grande. Però vabbè, proviamoci. Tentare non nuoce. Questa l'ho pagata pochissimo, tipo 11 euro, se non sbaglio, perché ho ordinato con la valuta in giapponese, quindi l'ho pagata leggermente di meno. Però è un sacco carino. Ok, questo è il pezzo forte. Lo aprirò per ultimo perché ero troppo contenta quando l'ho visto nel sito, perché era bellissimo quel vestito con quella fantasia. Io non trovavo più un sacco di cose. Cioè, Bodyline per me, ho trovato sempre un sacco di cose per quanto riguarda i vestiti. Comunque, sweet o comunque rosa. E io ho comunque di colori tipo rosa, menta, celestino. E io non detesto proprio per niente queste cose. Quindi, non sono riuscita a ordinare più tantissimo. Che hanno sbagliato il colore. Sì, hanno decisamente sbagliato il colore. Cos'è? Vabbè, non mi lamento, è nero almeno. Ok, lo volevo blu, però è arrivato nero, quindi è un jumper skirt. Sì, sei tu, vero? Sì. Così, nero, quindi
con la gonna, poi ve lo farò vedere indossato alla fine, con le spalline, dietro lo sci, il solito shearring con la, diciamo, la corsettatura, e incluso alla spilla fiocco gigante, abbastanza enorme questo coso. Sì, carino, anche se non è del colore giusto, ma vabbè, meno male che non è arrivato rosa, almeno è nero, quindi non mi posso lamentare. Poi l'ultimo, ed è quello che vi dicevo prima. Le taglie sono tutte M, io prendo sempre M da Dollywood. Ok, vediamo se è arrivato quello giusto, di questo almeno. Così. Oh, hai così da, per fare il fiocco dietro staccabili, quindi si possono attaccare e può staccare. Ok. Oh sì, quanto mi piaci tu. Oh, anche le spalle regolabili, le spalline regolabili. Quanto mi piace. E quello con uno degli ultimi, con la stampa con i teschi e i pentacoli, se non sbaglio. Mi piace un sacco, questo è un sacco carino. Ok. Dietro allo solito shearing. E quindi questo è uno dei miei preferiti dell'ultima collezione. Anche se non vado troppo pazza per questi colori, hanno fatto praticamente tipo, non so se si vede adesso, il quadrante dell'orologio è tipo rosa. Comunque sono colori rosino, violetto e cose così. Però non è male, mi piace un sacco. Quindi adesso li proverò indossati e quindi ci vediamo. Ok, sono tornata, ho indossato la camicia, perché volevo farvela vedere prima senza niente, perché poi la indosserò con i due vestiti. Quindi questa è la camicia, pensavo fosse peggio, più grande di misura, invece va abbastanza bene, è proprio perfetta. Sì sì, è perfettissima, va benissimo. L'unica cosa, un po', probabilmente lo devo stirare, ha qua il colletto così, che in teoria dovrebbe stare verso giù, solo che non resta, quindi lo devo stirare. Adesso ci aggiungo questo, il suo collarino. Che ha qui, si chiude con un bottone. In teoria qua non si vedono anche due così per mettere i bottoni. Però non avendo qua i bottoni non penso serva molto. Adesso vediamo se riesco a mettermelo. Ok, ecco, questo è indossato, un sacco carino, mi piace un sacco. In effetti poi io avevo preso questa camicia per abbinarla al vestito, che in teoria doveva arrivare blu per fare contrasto, infatti col fiocchetto, e invece poi è arrivato nero, che io infatti ero indecisa se prenderlo blu o nero, e poi alla fine ha deciso da sé il sito, visto che io avevo scelto poi alla fine blu. Però a quanto pare è una scelta sbagliata e mi è arrivato comunque il nero. Quindi adesso indosso i vestiti, vi faccio vedere come stanno i vestiti. Thank you.
trovato anche dentro una bustina, una sì, diciamo, catenina. E presumo, adesso presumo, sia ad attaccare a questo. Prima vi ho fatto vedere i buchini per i bottoni, penso che sia per attaccarci questo. Quindi adesso vediamo di attaccarlo. Io mi perdo sempre le cose, infatti l'ho trovata per terra caduta, quindi... Ok, allora vediamo di metterlo bene. Ok, sarebbe così. Adesso lo attacchiamo. Ah, ok, dovrebbe essere così. Magari se poi lo metterò meglio, ovviamente. Però, carino. Comunque, questa era la mia, diciamo, recensione unboxing del pacco che mi è arrivato da Bodyline. Come ho detto prima, ho avuto alcuni disguidi e, come avete notato, il vestito mi è arrivato nero piuttosto che blu. Quindi non penso lo rimanderò indietro, perché se non ci mette un altro mese, mi arriverà fra 2 mesi. Quindi mi terrò questo nero, almeno diciamo non è rosa, quindi ne sono contenta. Però diciamo che sta un po' peggiorando Bodyline da questo punto di vista. Almeno però, dai, non è stato fermato in dogana e non mi è arrivata la dogana, quindi ci sono dei pro ma anche dei contro. Spero che vi sia stata utile e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!